Parte conclusiva di Par Fermé, Matteo Bacci, la stagione rallistica di fatto è ufficialmente iniziata, ci sono anche tantissime notizie che interessano l'apertura del CIR. Eh sì, perché lo scorso fine settimana sono arrivati in sequenza l'annuncio la conferma di Umberto Scandola nel campionato italiano con la Skoda, con un'importante novità, sarà gommata Pirelli, sì, a differenza dello scorso anno che era Michelin. E poi l'altra notizia, era nell'aria, si sapeva, Paolo Andreucci sarà al via del campionato con la Peugeot R2. Dico che la notizia importante, oltre a questa cosa qua, è che ha rinnovato per 2 anni. Questo conferma che Peugeot crede ancora nei rally e, almeno per 2 stagioni, sarà nel campionato italiano. Per quanto riguarda Albertini? Per quanto riguarda Albertini, l'ho visto a Expo Rally, o Motor Circus come si chiama da quest'anno, ma lo vedremo dopo. Ancora niente, i nostri giovani sono con tanti punti interrogativi, di fatto i tre tra i più promettenti, ovvero Crugnola, Albertini e Campedelli, a oggi non hanno un programma annunciato. Ci sta lavorando invece l'altro giovane interessante, Andrea Nucita, non si sa ancora che cosa farà, però si parla per lui di una R3 nel campionato italiano. Ulteriori dettagli non posso dargli ancora. Campionato italiano che partirà al Ciocco, si cerca di organizzare qualcosa di speciale, nel senso che il Ciocco avrà anche quasi una cornice mondana, Shakedown probabilmente a Forte dei Marmi. Guarda, che è terra di rallisti, quindi sono tutti i miei amici della Versilia che godranno come dei pazzi. Allora, secondo me era quello che mancava a quella gara, nel senso che il Ciocco ha delle prove speciali bellissime, poi la gente ha la possibilità, sì, di vederlo in sicurezza. E poi comunque la passione, perché comunque nella provincia di Lucca la passione è molto forte. Quello che mancava era un po', diciamo, il grande palcoscenico, che con questo prologo a Forte dei Marmi credo che arrivi. Altra novità importante. Poi sfrutteranno anche qualche prova speciale, tipo dei rally del carnevale, dei rally che sono in zona. Non so perché non ho ancora visto. Ci sono delle belle prove speciali, io le faccio d'estate in bicicletta, Paolo. Sono negato quando vado in salita, l'anno scorso me ne ha fatta fare una che era una prova speciale del rally del carnevale, lunghissima, velocissima, il mio amico Marico Falleri poi mi ha preso in giro per... con tanto di foto su Facebook. Beh, vabbè, no, ma quella era una manifestazione. Dicevo, no? Altra notizia importante, che è quello che un po' tutti chiedevano, la limitazione delle gomme nel campionato italiano, nel TRA e nel TRT, anche se come sempre c'è qualcuno che polemizza perché la normativa riguarderà solo i piloti prioritari e non tutti i partecipanti. I più forti di fatto sono prioritari, però comunque diciamo. Senti, si fa nuovamente... Prima parlando di Albertini hai citato di fatto l'apertura ufficiale della stagione rallistica che si è svolta lo scorso weekend. Sì, si parla di Expo Rally che da quest'anno, come vedremo nel servizio, cambia nome. Io darei direttamente la linea alla regia e poi ne riparliamo. E dopo andiamo in altri mondi, i rallisti. Giunta alla 5ª edizione, Expo Rally cambia pelle e nome e diventa una vera e propria fiera del motorsport italiano, aprendo anche alla pista con Motor Circus. Nell'ormai consueta cornice bresciana di Brixia Expo si sono riuniti i maggiori protagonisti del mondo delle corse e tutto il sistema che adesso si accompagna, a partire dai team per arrivare ai media, passando per i piloti, i ricambisti e tutti gli operatori del settore. Sempre grande interesse hanno suscitato le tavole rotonde, una prerogativa della manifestazione, alle quali hanno partecipato i maggiori esperti del mondo dei rally e della pista. Tanta attenzione anche per le presentazioni dei vari trofei, che come ogni anno hanno permesso alle case costruttrici e ai promotori di illustrare ai presenti i programmi della stagione che sta per cominciare. Tra le tante novità che hanno entusiasmato il pubblico, in lieve calo rispetto allo scorso anno, ma in linea con le previsioni, c'è stata la prima edizione del Memorial Angelo Caffi, gara organizzata nell'area esterna con 8 piloti che si sono sfidati nell'Expo Park,
dando vita a duelli sul filo di lana. A portarsi a casa la vittoria è stato l'astigiano Luca Cantamessa su Peugeot 207 Super 2000. Al secondo e terzo posto due bresciani, Stefano Albertini, anch'egli su Peugeot 207, e Andrea Dallavilla su Mitsubishi Lancer Evo 10. Un premio importante perché stabilito dal pubblico anche per Alessandro Perico, eletto pilota più spettacolare della manifestazione. Oltre alla gara vera e propria, c'è stata l'esibizione denominata Spettacolo Puro, in cui vetture d'altri tempi hanno regalato emozioni agli appassionati sulle tribune esterne. Nomi altisonanti come Biasion, Andreucci, Pedro, D'Aste e Colombi, solo per citarne alcuni, hanno deliziato con passaggi da brivido su Lancia Rally 037, Stratos e Delta, e poi ancora Opel Kadett GTE, Porsche, Lotus Exige e molte altre ancora. Bilancio quindi positivo per un'edizione difficile di quella che è sempre più una realtà nel panorama motoristico sportivo italiano. E bravo Luca Cantamessa, corre poco, ma quando corre è il sempre piede è uno. Sempre quello. Poi lui è un po' il mago dei fra virgolette piazzali, no? Perché comunque sì. Al Motor Show è sempre andato molto forte, qui ha dimostrato ancora una volta, anche se la lotta con Albertini è stata veramente sul filo di lana. Bella, per la prima volta, come ha detto nel servizio, sono arrivati i cronometri a Expo Rally, il pubblico ha risposto abbastanza bene, anche se quest'anno era meno degli altri anni. Siamo tutti abbastanza tirati e questo è un momento, direi, anche particolare, vero Marco Masetti, all'interno del nostro contenitore, perché abbiamo anche lo possiamo chiamare un professore di lingue. Abbiamo un professore di lingue ed un uomo che ci arricchisce il bagaglio culturale. Lui ci arricchisce sia a livello tecnico con i suoi disegni, con la sua conoscenza approfondita, e ci arricchisce anche a livello di vocabolario. Sei veramente bravo, quindi è il momento, Matteo, di è il momento di speak feel easy. Può partire? Hello. Buonasera a tutti, good evening. Bravo. Vedi, alla lunga diventerai un grande personaggio, non per le cose serie, ma per le cose poco serie, come accade sempre. No comment, please. Va bene. Di che cosa parla, dottor Filisetti? Allora, ingegner Filisetti, questa settimana? The sputtanation is over. On the table. Okay, on the table, è vero. Where is the cat? Ok. No, the word is pit. Allora, la parola è pit, e questa è la traduzione in italiano. Allora, c'è una traduzione in romagnolo? La busa. Allora, traduco direttamente. La busa. La busa. Pit uguale la busa. Allora, Masetti ha perfettamente ragione perché ha già tradotto dall'inglese al romagnolo, sorpassando l'italiano, perché pit vuol dire buco, vuol dire fossa, vuol dire cava. E uno si spiegherà per quale motivo in Formula 1, nel motorsport, si parla così tanto di pit lane, pit wall. In realtà bisogna vedere che negli anni passati, cioè 30-40 anni fa, agli albori, diciamo, dell'automobilismo sportivo, i box non erano veramente dei garage dove le vetture venivano riportate e sostanzialmente venivano effettuate le riparazioni, bensì erano proprio dei piccoli buchi, diciamo dei piccoli box molto 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 limitati come spazio, da qui questo nome che deriva appunto dall'inglese. Le vetture non venivano riportate al loro interno e semplicemente si facevano le piccole riparazioni e anche i rifornimenti. Da lì è nata la parola pit e poi tutto quello che ne segue. Pit lane e pit wall. Anche pit wall si potrebbe dire qualcosa di anacronistico, perché mentre una volta era il muretto, ma proprio di questi buchi, di questi piccoli box, dove i cronometristi, o meglio le cronometriste, erano appollaiate su dei trespoli, ora è il muretto proprio prospiciente alla pista dietro al guardo. E i cronometristi. Quindi non ci sono pit più. Pit nasce come buco, nasce come fosso e diventa un garage, come direbbero gli inglesi attualmente. Quindi andavamo tutti nella fossa dei leoni. Andavamo tutti nella fossa dei leoni. Quando si parla di pit walk, quindi si può tradurre
Caminetto la camminata nel fosso. Il caminetto fosso. In realtà per il pubblico, diciamo, dal da Bologna in giù. Da Bologna in giù. Che rappresenta da Borgo Panigale in avanti. Borgo Panigale in avanti, caminetto Buso, non è Pit male. Nasce da buco e poi ci porta invece alla grande Formula 1, che oramai non ha più dei box, che sono dei singoli buchi, ma dei grandissimi garage, come vuole Herman Tilke. This is the lesson. Grazie, lei è sempre Thank molto... you very much indeed. Lei veramente mi arricchisce, io sono particolarmente felice di lavorare con lei. Ne sono sicuro di questo, anch'io, per me è un piacere. Grazie, Speak Felisi. Very much indeed. Si può anche accomodare, sì, e riprendiamo perché, a proposito, noi abbiamo riso, l'automobilismo era così anche prima di 40-50 anni fa, ma è rimasto così ad esempio negli Stati Uniti. Lo scorso weekend si è disputata la prima gara importante della stagione a livello velocistico, la 24 ore di Daytona, grandissima corsa di Pruett che è andato a vincere. Voglio citare anche la grandissima corsa del nostro Alessandro Balzan, che è salito sul podio nella categoria Gran Turismo alla sua terza esperienza con la Ferrari. Però i box di Daytona sono ancora i vecchi pit di 50-60 anni fa, i garage nella parte retrostante, il paddock, però in pista non c'è fisicamente, sì, il box. In Formula 1 parliamo di qualcosa che non esiste più, che è stato trasformato, infatti. Infatti, prossimi appuntamenti per quanto riguarda le moto, lo hai accennato, sono i test di Sepang. Questa settimana c'è stato il nuovo direttore generale della Ducati, il tedesco arrivato dall'Audi, che ha detto una cosa secondo me molto giusta su Valentino Rossi, dicendo che Valentino Rossi è rimasto vittima del sistema Ducati l'anno scorso. Sì, può essere, però lì secondo me Rossi ha capito veramente che il mondo era cambiato. Infatti adesso dov'è Rossi? Rossi è in Indonesia, dove Yamaha ha stabilimenti che sfornano milioni di quelli che noi chiamiamo i motorini, perché sono poi o piccoli scooter, sì, a ruote alte, che in Asia costituiscono quasi il 100% del notevole circolante, e sta facendo l'uomo azienda. Prima ha tentato di trasformare un'azienda, e io resto sempre dell'idea che Rossi sia veramente riuscito a trasformare il reparto corse Ducati, a farlo cambiare. C'è riuscito nel giorno in cui è andato via. È una cosa strana, è una cosa che fa pensare a come alle volte il destino sia strano per i piloti. Quando Rossi passò dalla Honda alla Yamaha, tutti dissero la grande sfida, vero, sì, prese in mano una moto che era un cancello e la portò alla vittoria. Quando prese in mano la Ducati dissero tutti la grande sfida, qualcuno cambiò una consonante alla parola sfida, perché fu una grande sfortuna per tutte e due, fu una cosa difficile. Io continuo a dire che la vera sfida, quella più dura di Rossi, è quella di quest'anno, contro due piloti fortissimi, contro un giovane emergente, contro i 34 anni, beh, a proposito... Mi piace però l'approccio che sta avendo a questa stagione, perché parla molto meno e secondo me è parecchio concentrato, quindi aspettiamoci delle sorprese. Ci sono anche delle sorprese da ex campioni, anzi un campione resta sempre un campione di rally. Peter Solberg, che proprio stamani ha annunciato che cosa farà nel 2013. Purtroppo non lo vedremo più sulle strade del campionato del mondo rally, perché si dedicherà al rallycross. Non ha ancora definito se il Global Rallycross, ovvero il campionato americano, un po' megalomani lo fanno in America, ma sì, lo chiamano Global, oppure il campionato europeo. Penso che alla fine dirotterà per il mondiale, per il global, insomma per quello americano, perché ci girano molti molti più soldi, vedi Ken Block e compagnia bella. Insomma, sì, rallycross che in Italia non è seguitissimo, anzi. Purtroppo. Ma nei paesi del nord Europa è una delle specialità regine dell'automobilismo, tantissime gare nell'arco delle giornate e anche grandissimi magari piloti. Magari ci faremo un Altrimondi poi. Ci faremo, sì, davvero. Io voglio ringraziare Marco Masetti,
Grazie a tutti e grazie Guido, buona serata. Paolo Filisetti, che dalla settimana prossima parlerà spagnolo, perché allora, un po' claro. Sì, comunque sì, giovedì sarai qui, quindi ci racconterai le cose che accadranno domani a Venne. Ringrazio Matteo Baccio, subito ricordiamo i nostri indirizzi. Perché... facebook.com/parkferme, @parkfermetv per quello che è Twitter. Un saluto a tutti. E va bene, noi ci vediamo la prossima settimana, stessa rete, stesso orario. Arrivederci. Nuova Peugeot 208, Let Your Body Drive.